Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi ci aspetta un lavoraccio. Allora, questi sono i coltelli del mio cippatore, il BM15. Li ho maltrattati, ovviamente, è la prima volta che li cambio, hanno lavorato abbastanza. Un paio mi si sono spaccati, questo l'avevo saldato, cioè rendetevi conto come li ho trattati. Li ho trattati abbastanza male. Mi sono arrivati quelli nuovi, guardate la differenza. Piccola nota di colore. Agricolt, dove ho comprato il BM15, non ce li ha più da oltre un anno, li ho trovati altrove. Quindi se dovete acquistare un cippatore nuovo, fatevi due conti, magari lo acquistate da un'altra parte. Rieccoci sul canale, allora anche i perni sono storti, hanno preso qualche botta, quindi faccio una revisione completa almeno delle lame e dei perni. Per quanto riguarda i perni, ho cercato un qualcosa di acciaioso, non volevo più questo materiale qui, è molto debole. Allora mi sono rivolto alla mia ferramenta di fiducia, mi ha dato questi bulloni acciaiosi, ovviamente li taglierò, ne ho già fatto uno, poi farò il foro. Bene, iniziamo a lavorare. Ah, piccola cosa, anche i distanziatori spesso si rovinano, quindi ho acquistato un tubo a misura che utilizzerò se mi serve. Ultima cosa, questo è uno dei martelli originali, è rovinato, vedete, ha lavorato anche lui. Quando si stacca il perno, dentro si macina tutto e quindi molti di questi. E allora li ho rifatti, questi già in passato, con una piattina idonea dello stesso spessore, leggermente più larga. Iniziamo a lavorare perché il lavoro è molto. Ora dobbiamo tagliare questi a misura. I perni li faccio leggermente più lunghi, un paio di millimetri, perché ho visto che lavora meglio se esce da una parte e dall'altra. Me lo posso permettere perché ho fatto un'apertura di lavoro anche dalla parte opposta, dopo ve lo faccio vedere. Ok, siamo giunti a questo punto. Fatto il foro, bulloncino da 5. Taglio autobloccante, che è la cosa migliore in questo caso, altrimenti avrei dovuto mettere due dadi normali. La sequenza di montaggio è la seguente. Dunque, si comincia dal fondo, si alterna. L'ultimo distanziale è questo. Ecco qua. Così. Il bello adesso è montarlo. Allora, facciamo una panoramica d'insieme.
Manca un carter, si è staccato con le vibrazioni, adesso poi lo devo saldare e lo metto a posto. Farò poi il tagliando al motore, al motore Longines, quindi cambio olio e pulizia filtro aria. Questa è la parte laterale dove ci va l'altra tramoggia, qui, quindi si toglie. E lì invece è il foro che avevo fatto io un annetto fa perché si lavora meglio. Non è previsto dalla casa, comunque l'ho fatto io, poi l'ho chiuso con una paratia. È di una comodità incredibile, se no avrei dovuto smontare tutto, togliere tutto il tamburo, cosa che ho fatto l'anno scorso perché il tamburo si era dissaldato, quindi insomma la qualità è quella che è. Probabilmente scuro, non vedrete molto, eh. Smontiamo il tutto, cominciamo. Se non avessi avuto il foro di qua sarebbe stato un grosso problema perché non potevo fare questo movimento. Allora provo a fare un po' di luce, ma non so se si vede. Allora mi sono aiutato un attimino tenendo il perno dall'altra parte e alla fine sono riuscito a infilarlo. La sede del dadino, non so se lo vedete, è perfetto. Quindi adesso lo blocco col bulloncino e poi comincio con l'altro perno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Ho ricostruito alcuni distanziali, messo i bulloncini. Qui, come vi dicevo, i martelli li ho già rifatti. Allora, mettiamo a posto la paratia, questa qui che manca da questa parte qui, e poi facciamo il tagliando. Ok, la prima operazione che facciamo, quella di dare una pulita al filtro, è messo male, è lavorato, adesso comunque è fermo da un annetto. Lo montiamo. Fatto questo, ci prepariamo a fare il cambio dell'olio. Il bullone per svuotare la coppa dell'olio, questo qui è un Do e una 12, nel mio caso. È ancora bello perché ha lavorato poco l'anno scorso, però lo cambio ugualmente. È passato l'inverno. Qui metto un 1540, un olio normalissimo, multigrado minerale. Il rabocco mi aiuto con un imbuto, ovviamente con un pezzo di tubo, perché altrimenti lavorerei molto storto. Qua si va a occhio, avrò tolto forse 1 litro di olio. Cominciamo a essere al minimo. Mettiamo ancora un po'. Generalmente non lo faccio mai fino al massimo. Ecco, siamo a tre quarti. Vabbè, forse non lo vedete perché è molto chiaro. Comunque siamo a tre quarti. Lo lascio così. Allora, il rischio qual è? Dal momento che questo è il sensore di mancanza di olio, per fortuna, se lavora leggermente storto, può capitare che il sensore non venga bagnato dall'olio e il motore si spegne. Niente male, insomma, funziona così, va bene così. Aggiungiamo un po' d'olio in quel caso e tutto torna alla norma. Comunque lui deve lavorare dritto. Ora vediamo la candela. La candela è ancora originale. È ancora molto bella la candela, e neanche a metà. Gli do una spazzolata con una spazzola d'acciaio di quelle a setole leggere, tolgo un po' di ossidazione e la rimonto. Tornata quasi nuova.
L'ultima cosa da fare, però non ce l'ho in casa e mi riprometto di comprarlo, è cambiare il filtro della benzina. Eccolo qui, non ne ho, quindi devo ordinarlo. Sono anche di quelli universali, va benissimo, costano pochi euro. Controlliamo un po' il leveraggio e direi che è ora di metterlo in moto. Giusto perché anche l'occhio vuole la sua parte. Logo più grosso. Ok, vediamo come va. Ecco, arrivati a questo punto, di solito io faccio decantare 5 minuti, lo faccio riposare e poi rifaccio il livello dell'olio. L'ultima prova che voglio fare con voi è la prova di taglio. Scommetto che Blacky, tempo 2 secondi, si sposta. Ho un po' di canne che non uso più, roba leggera, rami di un albero che ho dovuto tagliare perché si era rotto, si era spezzato. Allora, due parole soltanto sul cippato. Farò un video a parte solo sul cippato, ma giusto per farvi vedere quello che è venuto fuori. Sono scaglie lunghe 2-3 centimetri. Qualcosa non la tritura, qualcosa ovviamente rimane. E tenete conto che ho il vaglio originale da 14. Per fare un cippato più piccolo, un cippatino, dovrei cambiarlo e metterlo da 10-12, ma va bene così. Questo non è per riscaldamento. Questo lo utilizzerò nella compostiera un po' con i lombrichi, poco, pochissimo. Soprattutto farò un cumulo insieme all'erba che taglio e dovrei fare compost nel giro di 6-7 mesi. Inoltre, così com'è, lo si può mettere nei vialetti di scorrimento tra un cassone e l'altro. È molto comodo, fa da pacciamatura e in più rilascia nel terreno un po' di sostanza. Lì tenete conto che dove va il cippato tira via l'azoto dal terreno, quindi sulle colture, sotto le piante non lo metterei, ma tra un cassone e l'altro va più che bene. Dai, adesso gli do una pulita, che non mi piace vederlo così. Ci tenevo a farvi vedere un attimino la manutenzione straordinaria e ordinaria, così se ne acquistate uno simile, comunque le manutenzioni sono sempre le stesse da fare. Spero che questo video vi sia stato utile, era abbastanza tecnico, non è tanto giardinaggio, ma questo attrezzo qui è indispensabile per poter fare del cippato in proprio, per pulire dalle potature, per tenere in ordine un po' la campagna. Questo è un attrezzo indispensabile. Li trovate dai 600 ai 2000 euro, dipende un po' cosa cercate, questo è un 15 cavalli.
ce ne sono anche da 7, da 8 cavalli, costano meno. Ci sono quelli con una tramoggia unica che sono più comodi, ci sono quelli con la tramoggia che in alto che sono ancora più comodi. Questi, come avete visto, ogni tanto bisogna ripulire per terra. Bene, è tutto per questo video. Se vi è piaciuto, volete lasciare un like, ve ne sono grato. Se avete commenti, domande da farmi qui sotto, potete scrivere, vi rispondo a tutti. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo giovedì prossimo.